L'analisi è che queste sconfitte non vogliamo cercare alibi, non dobbiamo cercare alibi. Questa sconfitta va analizzata pensando, essendo, non lo so, squadra di rango, perché se pensi di essere una squadra di rango, se lavori per essere una squadra di rango, non puoi accontentarti nemmeno di ricevere gli elogi, perché devi fare le partite a tutto tondo. Le partite in 95 minuti sono caratteriali, sono fatte di possesso palla, sono fatte di non possesso palla, sono fatte di attivazione mentale, sono fatte di dettagli, sono fatte di tante cose. E quindi se abbiamo perso questa partita è perché siamo stati capaci di fare molto bene alcune cose e poco altre. Le cose positive sono sicuramente la grande qualità, il grande palleggio, la ricerca del gioco sempre, l'azione del gol sono state fantastiche entrambe. Le cose che non abbiamo fatto bene sono stato il lavoro collettivo, il lavorare insieme, il non far pensare l'avversario. Questo ci ha messo nella condizione anche di allungarci, di disperdere energie. Ci hanno permesso ci hanno cambiato gioco su Suso 7-8 volte nell'uno contro uno. È un giocatore mortifero, questo lo sapevamo, ma le volte che l'hanno cercato sono state tante rispetto al numero che prevedevamo. Perché poi lui ha soluzione, uno contro uno, a sterzata, tiro, c'ha l'angolino. Giocatore forte che fa gol così. Però ribadisco, c'è molto rammarico perché se vuoi ambire e questa squadra per come gioca deve ambire ad essere una squadra importante, questa sconfitta ti deve lasciare amaro in bocca.